Amici di motorsport.com, continua la nostra serie di interviste ai protagonisti del mondo delle competizioni a motore e oggi abbiamo il nostro graditissimo ospite, un pilota che ci fa sentire veramente orgogliosi di essere italiani. Un numero sconfinato di podi Alemán, 3 vittorie, 5 vittorie a Sebring, in cui è stato inserito addirittura nella Hall of Fame nel 2018, 5 Petit Le Mans. 2 American Le Mans Series, un italiano Super Turismo, insomma, chi più ne ha più ne metta, diamo il benvenuto a Dindo Capello. Ciao Dindo. Ciao, ciao a tutti, ciao a tutti. Allora, la prima domanda che ti faccio è molto semplice: come stai vivendo questo momento storico di reclusione, mettiamola così? Ma diciamo che da quando ho terminato la mia attività di pilota e ho intrapreso quella di imprenditore, diciamo che oggi la cosa che più mi preoccupa non è tanto lo stare in casa, che è una cosa che dobbiamo fare tutti perché è l'unico modo che abbiamo di poter ripartire il più presto possibile. Diciamo che in questo momento la cosa che mi preoccupa di più da imprenditore è quanto andrà avanti questa situazione e soprattutto se avremo poi tutti la forza di ripartire. Quindi in questo momento la preoccupazione non è stare in casa, ma è capire cosa faremo quando potremo poi riuscire finalmente. Assolutamente, infatti la prima domanda che ti volevo fare riguardava l'attualità e sappiamo che tu hai una concessionaria, gestisci una concessionaria Audi Sport e chi meglio di te mi viene da dire che sei anche brand ambassador della casa di Ingolstadt. Qual è il polso della situazione? Si parla di un marzo con addirittura appena 30.000 macchine potenziali vendute a livello italiano, un crollo verticale importantissimo. Sì, tra l'altro noi siamo una concessionaria di sport, noi abbiamo 4 concessionari Audi nel sud del Piemonte. Chiedo scusa. No, no, ma Audi Sport è solo, diciamo, una parte dell'azienda. Siamo, come altri colleghi, anche concessionari Audi Sport, però diciamo, siamo concessionari Audi, quindi con Audi Zentrum, Alessandria, Asti, Alba e Cuneo, per cui ricopriamo una zona abbastanza ampia e quello che tu dici è la verità. Io ti faccio l'esempio: nel nostro piccolo, noi a marzo avremmo dovuto consegnare circa 220 macchine già vendute proprio solo da consegnare, e forse ne abbiamo consegnate una decina massimo. Quindi fai tu i calcoli e capisci poi, se riportato a livello nazionale, qual è stato il calo di questo mese di marzo. Ma io prendo sempre la Cina come esempio perché anche loro, quando è iniziato il tutto, che hanno deciso di chiudere, ho ricevuto i dati Audi in Cina e nel mese di febbraio hanno avuto un calo del 95%. Dovevano consegnare Audi 60.000 macchine nel mese di febbraio e ne hanno consegnate, se mi ricordo bene, 200. Quindi figurati te, questo è veramente un disastro dal punto di vista, del mercato e dell'economia. Senti, c'è la possibilità, sempre rimanendo legata all'attualità, che un marchio, un'azienda così all'avanguardia, permettimi il gioco di parole, come Audi, si possa lanciare anche nuove modalità di vendita? Sto pensando magari alla vendita diretta online, come altri competitor in alcune situazioni già mirate hanno provato a fare per incentivare e incrementare il numero possibile di vendite con anche la consegna a domicilio e cose di questo tipo, al netto della situazione legata al coronavirus, magari. Beh, certo, noi siamo digitalizzati ormai da qualche anno. Audi ha spinto tantissimo ogni azienda a digitalizzarsi il più possibile. Proprio in questo periodo questa digitalizzazione viene utilissima per far sì di poter mantenere il contatto con i clienti. Non è facile poter vendere, ma soprattutto oggi consegnare una vettura a domicilio, perché in questo momento abbiamo tutti le mani legate, ma soprattutto c'è un problema grossissimo, che avendo tutti gli uffici di pratiche auto chiuse, quindi oggi diventa veramente difficile, anzi impossibile, poter fare immatricolazioni. Per cui in questo momento la digitalizzazione ci serve solamente per mantenere i rapporti con i clienti. Abbiamo i nostri esperti sia da parte sia della vendita, del service e della finanza, che rispondono a tutte le domande che oggi i nostri clienti o possibili clienti da casa ci vogliono fare. E tra l'altro tra qualche giorno partirà una nuova iniziativa che
Ho pensato proprio l'altro giorno con i miei collaboratori di fare delle giornate dedicate a determinati argomenti. Il primo potrebbe essere proprio il motorsport, dove ci sarò io in prima persona, dopodiché ne faremo altri legati alla vendita, al prodotto, magari per rispondere alle domande tecniche degli appassionati o dei clienti che magari sentono parlare tanto di determinati accessori o tipologie o meccaniche che abbiamo noi, tecnologie che abbiamo sulle nostre macchine, che però non sanno esattamente di cosa si tratta. Allora ci sarà uno dei ragazzi nostri che spiegherà all'eventuale interessato e darà dei dettagli tecnici, spiegazioni tecniche su, non so, faccio un esempio, la trazione 4 intelligente, ecco, che certo. Tutti ne parlano ma nessuno sa esattamente come funziona, ed è una cosa completamente diversa dagli altri tipi di trazione che hanno i nostri concorrenti. Quindi, per dimostrare che comunque l'avanguardia della tecnica non è solo un motto, ma è effettivamente un po' la politica dell'azienda che noi rappresentiamo. No, ma certo, poi anche parte integrante del DNA di Audi, questa continua ricerca performance, della prestazione, dell'eccellenza, e soprattutto, come hai detto tu citando il claim di Audi stessa, essere all'avanguardia della tecnica è un qualcosa di interessante, quindi complimenti anche per la vostra iniziativa. Però adesso è arrivato il momento delle interrogazioni, vediamo se sei pronto. Io volevo... No, guarda che avendo corso tanti anni, tante cose non me le ricordo neanche più, quindi le considero ormai preistoria, quindi se non mi ricordo esattamente alcune cose, magari da giornalista appassionato ne sai più tu di me della mia carriera, vediamo, no, se la mente mi sorregge. Vediamo, dai, sono convinto che ce la potrei fare benissimo. Iniziamo dai tuoi esordi, dalle tue prime avventure in kart, perché avevi circa 12 anni quando sei salito, se non mi ricordo male, per la prima volta su un go-kart, e poi da lì è iniziata tutta la tua carriera. Giocavi a pallone e hai abbandonato il pallone per le quattro ruote. Sì, giocavo a pallone come bene o male tutti i ragazzini della mia generazione, che allora si poteva giocare praticamente solo calcio come sport e pochi altri sport. È nato tutto per caso, e diciamo che io avevo una grande passione che mi è stata trasmessa a mio papà, che solo per farti un esempio, mio papà già nel primo dopoguerra andava da solo, da ragazzino, a Monza a vedere il Gran Premio di Formula 1 o a Monte Carlo, ma calcolo, mio papà era del 38, quindi nel primo dopoguerra era veramente un ragazzino, e quindi veramente una grande passione che mi ha trasmesso. E poi mi ricordo che nel suo ufficio aveva solo foto di Jackie Stewart, di Fittipaldi, della Tyrrell, della Lotus, quindi sono nato in mezzo a queste queste fotografie che mi ricordo ancora perfettamente. E poi quello era il 17 giugno proprio del 76, dove io compivo 12 anni, e tornando dal ristorante dove avevamo, diciamo, pranzato tutti insieme in famiglia, mio padre mi disse: guarda, se vuoi ci fermiamo a Nizza Monferrato, che un mio caro amico ha aperto da poco una pista di kart, e niente, quindi ci fermammo e subito feci i soliti giri con i famosi kart a noleggio. E dopodiché, dopo un'oretta, chiesi se potevo provare un kart magari un pochino più prestazionale, e di lì praticamente è iniziato il tutto. Anche se mi viene da ridere oggi dire a 12 anni sono salito per la prima volta sul kart, quando oggi i ragazzini, i bambini iniziano a girare in kart a 4-5 anni, quindi il mondo è veramente cambiato. Io tra l'altro ho un figlioccio che corre nella mini kart, è molto bravo, e compirà adesso 11 anni ed è già il quarto anno. È un veterano ormai, quasi è un veterano, quindi dire che avevo iniziato a 12 anni veramente oggi fa quasi ridere, ecco. Io volevo fare tre nomi di altrettante personalità che in qualche modo hanno influito nella tua carriera. Sono Ferdinando Ravarotto, Angelino Ravaglia e Gianfranco Palazzoli. Ah sì, vabbè, Gianfranco, che io sento ancora settimanalmente, e così per caso era praticamente la moglie di Gianfranco era
una collega di lavoro è la migliore amica di mia zia, la sorella di mio papà, e per cui ogni tanto mia zia, quando tornava da Milano, che viveva a Milano, mi ricordo quando ha iniziato a correre in kart, ha iniziato a portarmi un paio di guanti che mi aveva regalato Palazzoli, poi il sottocasco della linea sport, me lo ricordo come fosse oggi. E dopodiché, quando a 18 anni decisi di fare il corso federale XAI, chiesi proprio a Gianfranco Palazzoli, perché io conoscevo veramente poco di questo mondo, di magari darmi qualche consiglio, e quindi diciamo, lui è stato il primo personaggio che ho conosciuto legato al mondo delle corse. E Angelino Ravaglia è stato invece il primo, diciamo, team per il quale ho corso in Formula Abarth, ed è stato il primo a credere in me, perché io assolutamente non avevo possibilità economiche, quindi quando mi vide fare un test decise di farmi correre, anche se non avevo la possibilità di pagare il conto. E poi Ferdinando Ravarotto, che ha avuto esattamente quello che ha fatto Angelino per il Formula A Fiat Abarth, e Ferdinando l'ha fatto poi nella Formula 3. Dopo il mio passaggio però alla Prema Racing, perché il primo passaggio, io devo dire grazie ad Angelo Rosin e Giorgio Piccolo della Prema Racing, perché loro dal Formula Fiat Abarth mi portarono in Formula 3, anche lì praticamente senza avere sponsor alle spalle o soldi alle spalle. Dopodiché però, dopo il primo anno, dove io feci tra l'altro poche gare, perché mi ruppi un polso a Magione proprio la seconda gara che feci, però mi ricordo, in poche gare siamo partiti in pole position a Misano, siamo arrivati, vinto la batteria, e poi arrivati secondi a Vallelunga, ma ti dico, correndo veramente senza supporto economico. Poi a fine stagione, dove io in teoria ero all'epoca considerato uno dei giovani emergenti che avrebbe potuto veramente nell'anno successivo poter magari lottare per il campionato italiano, ecco lì si interrompe il rapporto con la Prema Racing, che oggi capisco benissimo era dovuto a motivi economici, però l'unico rammarico che ho è che loro mi tennero un po' segreto questa situazione fino all'ultimo. Io in quell'anno lì avevo veramente tante richieste da tutti i migliori team italiani di Formula 3, addirittura per correre senza portare sponsor e poter magari lottare per il campionato. Invece loro mi dissero che non avrebbero potuto farmi correre proprio a poche settimane dall'inizio del campionato 86, e per cui io persi tutte le possibilità che avevo con i team che mi avevano cercato. E lì devo dire grazie a Ferdinando Ravarotto, che mi prese con lui e mi disse: guarda, facciamo le prime due gare, poi vediamo. E poi invece riuscimmo a correre tutto il campionato, è logico, utilizzando quel poco che avevamo a disposizione, però grazie alla sua esperienza e a tutto il resto qualche risultato lo portammo a casa. Però senza di lui probabilmente la mia carriera si sarebbe interrotta già dopo il primo anno di Formula 3. Ecco, per tutto il resto, aperta e chiusa parentesi, diciamo il tuo talento, ma questo è un altro discorso. Ascolta, hai parlato dell'86, facciamo un salto in avanti di 2 anni, 88, tutti ricordano quella stagione banalmente di Formula 1 per Monte Carlo con Senna che fa il giro della vita, il giro della qualifica perfetta forse a Monte Carlo, ma anche tu a Monte Carlo ti sei difeso in quella stagione, ricordo male? Beh, quella è quella che forse considero una delle più belle gare della mia carriera, se non la più bella gara della mia carriera. E col senno di poi, diciamo, è una gara che in qualche modo, se fosse andata nel verso giusto, diciamo, dalle qualifiche, probabilmente, non lo so, avrebbe potuto cambiare qualcosa nella mia carriera molto più, diciamo, in anticipo rispetto a quello che poi è stato. E mi ricordo che il primo turno di prove ufficiali fu sul bagnato e noi eravamo secondi dopo il primo turno sul bagnato, mentre il secondo turno si fece sull'asciutto. E io partii con la mia macchina e feci solo 2 giri cronometrati, perché al terzo giro la macchina si fermò e quindi eravamo veramente, sia Ferdinando che il sottoscritto, che tutto il team, veramente demoralizzati, perché dopo la prestazione sul bagnato, fare solo 2 giri sull'asciutto, eravamo convinti di non essere qualificati per la gara. Invece
Fortunatamente quel giro cronometrato che feci mi bastò per essere qualificato in penultima fila, se mi ricordo bene. E fu una grande soddisfazione perché, diciamo, tutti i miei compagni di Formula 3, che in quel momento, molti dei miei compagni che stavano dominando il campionato italiano, nonostante fecero tutto il turno di qualifica, non riuscirono a qualificarsi per la gara. Quindi già quello, con un giro solo, essere qualificato fu una grande soddisfazione. E poi la gara fu una di quelle gare che forse succedono una volta nella vita. Parti penultimo, arrivi quarto, Monte Carlo a soprattutto. Monte Carlo, attaccato ai primi tre, facendo il giro più veloce. E se vai a vedere il giro più veloce di quella gara lì, il secondo giro più veloce era, se non ricordo, mezzo secondo, 6 decimi più lento del mio giro più veloce. Quindi fu veramente una gara eccezionale con tantissimi sorpassi. Tutti fatti in punti incredibili che se ci riprovi altre 100 volte, diciamo 99 volte su 100, sicuramente hai un contatto con un avversario oppure termini la gara lì, termini la gara lì causa incidente. Invece filò tutto liscio e arrivai in coda ai primi tre, proprio in coda. La gara fu vinta tra l'altro da un italiano, da Enrico Bertaggia. Però andai sul podio perché venni premiato per il giro più veloce in gara, quindi fu una bellissima soddisfazione. Però quella è la classica gara che magari facendo la qualifica come andava fatta, probabilmente sarei partito nelle prime 2 o 3 file e chi ti dice che magari non si sarebbe potuto vincere la gara, come tu sai bene a Monte Carlo, magari la gara partendo anche dalla prima o dalla seconda fila poteva invece finire Alla prima magari curva. alla prima curva. Quindi, però diciamo è una delle gare che ricordo sicuramente con più piacere. Pensavo però che questa gara mi desse la possibilità di fare un salto in Formula 3000 in modo, diciamo, naturale, senza dover rincorrere sempre i soliti sponsor e il budget. Mi ricordo che ebbi diverse richieste anche ad un budget, diciamo al 50% di quello che era il budget richiesto allora, però purtroppo non riuscii mai neanche a raggiungerlo. Quindi alla fine quella gara lì rimane un bellissimo ricordo personale, una grande soddisfazione, ma a livello di carriera mi portò praticamente nulla. Diciamo che nello sport, così come nella vita, sembra veramente stupido dirlo, ma chiuso una porta si apre un portone. Hai avuto una grande opportunità dalla sfortuna di non riuscire a trovare un contratto, un sedile nella categoria superiore e sei approdato in Audi nelle categorie turismo e superturismo. Siamo già alla metà degli anni 90 adesso. No, all'inizio degli anni 90, proprio, 1990. Sì, come dici tu, si è chiusa una porta, si è aperto un portone, ma è veramente per una coincidenza o per fortuna, ecco, per una grande fortuna. Diciamo che la cosa che un po' mi rende orgoglioso è che ho aperto un attimino questa porta anche poi a tanti altri piloti che provenivano dalle formule che fino alla fine degli anni 80, vista anche la facilità con cui non il sottoscritto, ma molti colleghi riuscivano a trovare sponsor per fare il passaggio poi alle categorie superiori. Non dimentichiamoci che in quegli anni lì siamo arrivati ad avere 11 piloti italiani in Formula 1, quindi erano anni in cui Un terzo veramente. della griglia era italiana, Sì, praticamente. grazie a sponsor che poi diciamo il post Tangentopoli ha assolutamente cancellato, da un lato direi anche fortunatamente, perché in quegli anni lì diciamo che in Formula 1 approdavano veramente piloti che probabilmente non avevano degli grandi aiuti economici, ma non sicuramente un pedigree tale da far approdare piloti di quel calibro in Formula 1, ecco. Però, e quindi tutti i ragazzini che iniziavano col Formula 3 sognavano, come giusto, la Formula 1, poi si fossilizzavano sulla Formula 1. Una volta, dopo anni di formule, magari Formula 3, Formula 3000, quando si capiva che l'approdo in Formula 1 sarebbe diventato impossibile, praticamente ti trovavi con una carriera quasi finita a 26-27 anni. Quindi il fatto di essere stato uno dei primi
e a passare al turismo, nel mio caso proprio per caso, per combinazione, e poi aver fatto carriera in categoria al di fuori delle monoposto, e penso che abbia aperto un attimino una strada per tanti altri colleghi che poi mi hanno seguito e hanno avuto fortuna poi in categorie diverse da quello della monoposto, delle monoposto e della Formula 1. Senti, prima gara vinta, se non ricordo male, a livello di endurance a Vallelunga, lì è nato un amore, una carriera costellata da trionfi uno in fila all'altro, perché poi è arrivata la prima partecipazione a Le Mans nel 1998, se non ricordo male, non con Audi ma con una McLaren. Sì, è solo un passaggio per il mio, ti dicevo, per caso io sono approdato al turismo, perché in quell'anno lì è Migliora da Elli, che allora era il team manager, il titolare del team Audi Sport Europa Team, che è specializzato esclusivamente nei rally e nei rally ride, e decise di iniziare in collaborazione con Volkswagen Motorsport e Volkswagen Italia un progetto nel campionato italiano turismo con una Golf Gruppo A. E io, figurati, e non avevo mai guidato una vettura turismo, neanche mai una trazione anteriore, quindi Emilio arrivò al sottoscritto tramite Lucio Vergani, che ancora oggi è un tecnico molto importante nelle corse oggi, certo. Che ha fatto una carriera comunque importantissima in tutte le categorie delle monoposto. Allora era un team manager, un tecnico emergente, e fece a Emilio Radaelli il mio nome e disse: guarda, c'è questo ragazzo che purtroppo non ha avuto l'occasione di fare il salto nelle categorie superiori, e chiamalo, che secondo me non sbagli. E di lì è nato tutto al telefono. Io arrivai a Monza per fare la prima gara, il primo test, e fu la prima volta che incontrai di persona Emilio Radaelli, che conoscevo solo di nome sui giornali come ex navigatore di Cinotto e di altri piloti e campionati nazionali e mondiali rally, e poi come team manager di Audi Sport Europa Team, ma non avevo mai conosciuto di persona, quindi facemmo tutto al telefono e lo incontrai per la prima volta di persona in pista proprio a Monza per la prima gara del campionato, che andò tra l'altro molto bene. Assolutamente. Prima Le Mans con Audi 1999, Audi R8R, macchina, possiamo dire ancora laboratorio di quella che sarà poi il grandissimo gioiello della R8 degli anni successivi. Sì, una macchina della quale io ho, diciamo, un po', ho avuto l'onore di fare il primo rollout shakedown in assoluto. Mi ricordo era il 14 agosto del 98, e la prima volta che salì su quella macchina fu a Neuburg, a Neustadt, scusa, che era la pista privata dove Audi effettua tutti i test sia di handling che sull'anello di alta velocità per le vetture di serie. Mi ricordo che faceva un caldo incredibile e quella macchina lì aveva un radiatore proprio davanti, diciamo, davanti, che non riuscivo neanche a aprire la visiera del casco quando rientravo in questa, chiamiamola, corsia box o corsia di rallentamento, perché il calore che arrivava dal radiatore era così alto che non si riusciva neanche a tenere la visiera aperta. E lì nacque appunto, fu il primi giri del progetto Le Mans, e come dicevi tu prima giustamente, e debuttammo a Sebring nel 99, che per me fu un debutto. Ecco, quella è una delle gare che ricordo con maggior piacere, perché io mi ritrovai di colpo dal campionato italiano turismo a dividere in una gara importante come la 12 ore di Sebring l'abitacolo di una vettura, di un prototipo, con Michele Arboreto e Stefan Johansson, che erano, diciamo, fino a non molti anni prima due dei miei, chiamiamoli, dei miei idoli, soprattutto essendo stati tutti e due piloti della Ferrari, soprattutto Michele, perché è sempre stato il mio idolo dal suo primo Gran Premio con la Tyrrell, e Johansson poi come pilota Ferrari, e da buon italiano sicuramente era uno di quei piloti che era rimasto un po' nel cuore di tutti gli appassionati. Io trovarmi così di punto in bianco a dividere la macchina con loro
fu veramente una cosa emozionante, ma la cosa più emozionante fu secondo me il meeting tecnico, dove si doveva decidere quale dei tre piloti chi dei tre piloti avrebbe fatto la qualifica, e Michele e Stefan decisero che l'avrei fatta io la qualifica della gara, e quindi quello fu un'ulteriore grande soddisfazione, ecco. Posso solamente immaginare l'emozione di un ragazzo che vede i suoi idoli che gli dicono una cosa del genere. Senti, io mi spiace toccare questo argomento, però vorrei arrivare al 2001 all'Ausitzring. Come prendeste in Audi quello che successe a Michele? Vabbè, questo è uno dei momenti, forse il momento insieme a Le Mans 99, che fu la mia prima Le Mans, e proprio la domenica prima della mia prima 24 ore io persi mio padre, quindi insieme a quell'evento l'Ausitzring 2001 è stato l'evento, diciamo, più triste della mia carriera, e ancora oggi non passa una giornata dove io non ricordi Michele, perché io con Michele avevo un rapporto veramente, avevamo instaurato un rapporto veramente eccezionale, lo consideravo un esempio da seguire, perché come carattere mi ricordava un po' il mio carattere, nel senso che nonostante lui avesse raggiunto dei risultati nettamente i più importanti dei miei, però era un ragazzo che ha sempre mantenuto i piedi per terra e parlava con tutti, come metteva tutti a proprio agio, e non l'ho mai sentito atteggiarsi al Michele Arboreto, come il Michele Arboreto vice campione del mondo di Formula 1 e comunque pilota che aveva reso importante il nome dell'Italia a livello mondiale in Formula 1, e soprattutto pilota che aveva lottato con i piloti veri come Senna, Mansell, Prost, e lottato allo stesso livello, e Piquet, quindi veramente un pilota dal punto di vista umano eccezionale, e dal punto di vista della carriera forse il pilota italiano che non ricordo un pilota italiano che abbia avuto una carriera come la sua. Poi purtroppo negli ultimi anni non c'è stata neanche più la possibilità per nessun pilota di casa nostra di poter anche provare a raggiungere i risultati che ha raggiunto Michele, come aveva raggiunto Riccardo Patrese in quegli anni, direi anni d'oro per il motorsport nazionale. Perché da allora purtroppo c'è stato veramente un calo verticale per quanto riguarda la presenza di nostri piloti ad alto livello. E quindi per me l'Ausitzring è stato un momento terribile, anche perché io avrei dovuto sostituire Michele il mattino dopo, e quindi arrivai a Dresda, arrivai in aeroporto, e già il fatto che appena atterrai mia moglie mi chiamò e mi disse... ero già in circuito, se avevo notizie di Michele, se avevo visto Michele, ti dico la verità, non capivo questo tipo di domanda, perché veramente non riuscii a capire come mai questa telefonata. Inusuale, diciamo. Inusuale. E dopo pochi minuti, mentre stavo aspettando il bagaglio, arrivò una comunicazione che il sottoscritto si sarebbe dovuto presentare all'ufficio informazioni dell'aeroporto, e lì capì che c'era probabilmente qualcosa di strano. Arrivai all'ufficio informazioni, mi dissero di chiamare assolutamente il dottore di Audi, il dottor Christian Jon, e anche lì non riuscivo ancora bene a realizzare il motivo di della telefonata prima da casa, poi quella dell'ufficio informazione, poi chiamare il dottor Jon, e quando chiamai Christian purtroppo mi diede questa terribile notizia, e mi disse appunto non venire in circuito, vai direttamente in albergo e ci vediamo poi tutti lì in albergo, e lì ho iniziato. E diciamo che in albergo, quando ricevetti la telefonata di Nadia, la moglie di Michele, che mi chiese appunto di recuperare la valigia di Michele, di portarla a casa, ecco lì iniziai veramente a,
a metabolizzare esattamente quello che era successo. E veramente facevo fatica a crederci e anche a rendermi conto che stavo vivendo un qualcosa di reale e non un incubo, ecco. Ascolta, veniamo a una pagina sicuramente più felice. Siamo nel 2003, Le Mans. Non ti vediamo alla guida di un'Audi, ma di una Bentley. Sì, intanto c'erano state già due Le Mans, no, 3 Le Mans con Audi, Certo. e tra l'altro già avevo avuto la Con grande ottimi soddisfazione. risultati, mi viene da Sì. dire, così Avevo una. già avuto la grande soddisfazione di poter fare la pole position nel 2001 e poi una cosa che praticamente quasi nessuno sa, se non qualche tecnico di Audi che avevano i dati sotto mano. Io già nel 2000 avrei sicuramente fatto la pole position alle Mans, ma questo rispecchia un po' il mio carattere che a volte mi ha fatto magari perdere la concentrazione nel momento clou o cruciale di una determinata prestazione. Quando mi resi conto che in quel giro del 2000 la pole position era di McNish, che aveva fatto il mercoledì, e il giovedì sembrava imbattibile questa pole position, e io invece trovai il giro perfetto. Arrivai all'uscita delle curve Porsche, dove avevo un vantaggio sul tempo di McNish anche abbastanza importante, quindi davo già per scontato che dovevo solo tagliare il traguardo e sarei stato in pole position, e nell'ultima frenata dell'ultima S prima del traguardo andai lungo e tagliai sulla ghiaia e quindi buttai via una pole position. Ma lì per lì non ne parlai con nessuno di questo, lo sapeva solo il ragazzo della telemetria e il mio ingegnere di pista che stava seguendo. E poi è solo qualche tempo dopo che dissi, anche parlando con Alan, quando poi diventammo, noi, anzi no, noi eravamo già compagni di squadra, ma non alle Mans, eravamo solo compagni di squadra nell'American Le Mans Series. E quando gli dissi, guarda che la pole position di Le Mans te l'avrei portata via al 1000 per 1000, lui disse, no, questo è impossibile, il mio tempo era imbattibile. Invece gli dimostrai con la telemetria che avevo, che sarei stato davanti a lui in quel giro Imbattibile, lì. guarda qua che ti faccio vedere. Quindi lì devo fare un mea culpa molto grande. Però anche in quella gara lì con Michele e Christian Abt fummo molto molto competitivi, e ti dico la verità che senza l'errore di Christian Abt, che si insabbiò e poi decise di rientrare in box andando senza con un problema già con una gomma a terra. Lui rientrò troppo forte, distrusse la sospensione della macchina, quindi alla fine ci costò la gara, perché in quel momento lì io e Michele eravamo veramente in lotta per la vittoria. Tra l'altro la macchina dei nostri compagni di squadra, sia quella di Pirro Bila Christensen che quella di McNish, aveva avuto dei problemi tecnici, per cui noi eravamo veramente in una condizione perfetta. E noi chiedemmo anche a un certo punto al dottor Urri, che era alla dirigenza Audi, magari di far sì che potessimo continuare la gara in due, perché Christian Abt aveva dei grossi problemi, non si è mai ambientato in tutti e tre assuefatto alla pista e alla vettura, e sia mercoledì che giovedì, sia nel warm up. Quindi io nel warm up, tra l'altro, avevo fatto anche il miglior tempo, quindi noi eravamo veramente in una buona situazione, una buona condizione. E proprio Michele fece questa richiesta di poter, magari mancavano 8-9 ore alla fine della gara, 10 ore, di farla, magari di continuare in due, e Audi ci disse che no, perché a livello sia di immagine che a livello di morale del nostro compagno di squadra non sarebbe stato piacevole, e quindi che avrebbe solo ridotto il numero di stint fatti dal terzo pilota. Però purtroppo nel suo primo stint di questa, diciamo, avvenuto dopo questa discussione, che lui assolutamente
non sapeva, non conosceva, quindi non era un problema, diciamo, mentale che gli fece creare, fare questo errore. Si insabbiò e quindi buttò un po' all'aria quello che poteva essere un grande risultato. Ascolta, io nel corso... 2003 invece debutto con Audi, quello fu per me una grandissima soddisfazione perché ebbi proprio la sensazione che Audi ci teneva in modo particolare che io potessi vincere Le Mans dopo i risultati appunto del 2000, 2001 e 2002, perché anche poi nel 2002 feci la pole position, quindi furono due pole position in fila, quindi, però non ebbi mai la possibilità di poter lottare per la vittoria. Nel 2002 sicuramente per un... mi prendo tutte le mie responsabilità perché forse è stata la gara peggiore della mia carriera nei prototipi e non riuscii mai a prendere confidenza con le condizioni meteorologiche che ci furono in quella gara, se ti ricordi una gara pazzesca che secondo me col senno di poi andava, sarebbe stato meglio interrompere a un certo punto perché era quasi impossibile poter seguire la pace car da un certo punto perché anche a 70-80 all'ora dietro la pace car le macchine facevano aquaplaning dappertutto, incidenti in rettilineo anche a 100-120 km orari, quindi la pista impraticabile. Io fu la gara dove non trovai assolutamente il feeling con le condizioni della pista e per cui mi prendo anche le mie responsabilità per un risultato che non è arrivato, però noi bene o male partivamo dalla pole position, però la gara iniziò veramente male perché prese la partenza a yellow e dopodiché al primo pit stop abbiamo avuto la sfortuna di, essendo in testa alla gara, il primo temporale arrivò quando noi avevamo già tagliato il traguardo, quindi il povero Laurent dovette fare quasi tre quarti di giro con le slick e sul bagnato, sai, alle mani con le velocità a cui si va è veramente una cosa rischiosissima, mentre i piloti che ci seguivano, i nostri avversari, non avendo ancora tagliato il traguardo, rientrarono immediatamente e fecero subito il pit stop anticipato e misero subito le rein. Tra l'altro Laurent, rientrando in box con le slick sul bagnato, non riuscì a fermarsi sulla, diciamo, alla nostra postazione, sai, dove c'è la corsia verniciata, perché con le slick non riuscì a fermarsi, quindi c'entrò in pieno uno dei meccanici e il tubo delle pistole per il cambio gomme, per cui fu veramente un disastro. E dopo, diciamo, meno di 45 minuti di gara avevamo già un giro di ritardo sui nostri avversari, quindi la gara comunque cominciò veramente nel peggiore dei modi, così come nel 2002 fu esattamente la stessa cosa. Partimmo dalla pole position, in quel caso lì il mio compagno di squadra, avevo due compagni di squadra, uno era Johnny Herbert e uno era Christian Pescatori, che proprio dopo l'incidente di Michele chiesi io ad Audi di poterlo testare perché ne avevo sentito parlare da tutti molto molto bene per i risultati e le prestazioni che aveva fatto con la Ferrari, con la vettura, con lo sport prototipo, e quindi corremmo a Sebring insieme e vincemmo con Christian e con Johnny. E lui partì per la gara dopo che io avevo fatto la pole position, e anche lì lui bucammo una gomma dopo la linea del traguardo, quindi anche lì povero Christian dovette fare un giro completo, non quasi sui 13 km e 6 della gara, dovette fare 13 km praticamente su tre ruote, e anche lì dopo un'ora o due di gara perdemmo già un giro dai nostri avversari. Quindi, diciamo, i primi tre anni di Le Mans furono per me tre edizioni dove la prestazione non è mai stato un problema, però la fortuna non ci aveva mai supportato. Per cui la possibilità che mi diedero di correre con Tom e di affittarci, tra virgolette, ai cugini della Bentley per cercare di vincere Le Mans 2003, secondo me quello fu un segno di stima di Audi Sport nei miei confronti. Ecco, poi per fortuna è finita come
io avrei sperato potesse finire una dell'edizione degli anni precedenti. Ecco. E 2004 back to back, due vittorie di Le Mans in fila, stavolta però con l'R8. Che vettura era? Io nel corso di una chiacchierata informale con Tom Christensen, proprio la notte di Le Mans nel 2018, mi disse che l'R8 per lui era la macchina dei sogni. È un giudizio che condividi anche tu? Quali erano le tue... Io se vado a pensare a tutte le versioni, le Audi che ho guidato alle Mans o nei vari campionati, per me la macchina dei sogni è stata l'R10, e diciamo la macchina con cui ho avuto più feeling in assoluto. Anche se per molti dei miei compagni di squadra l'R8 era la macchina dei sogni. Effettivamente, se vediamo il numero di gare svolte e il numero di gare a cui ha partecipato, il numero di gare vinte, è sicuramente un qualcosa che difficilmente si potrà ripetere per quanto riguarda le corse endurance, ma penso in generale nel motorsport. Però per quanto mi riguarda, il mio feeling personale, la mia macchina preferita è stata sicuramente l'R10. Quindi diciamo che ti trovavi di più con una vettura a gasolio in sostanza rispetto a una vettura a benzina, quindi l'R10 TDI. Ma non era tanto una questione di motorizzazione, era più una questione di, secondo me, di telaio o di insieme di auto, perché insieme di macchina, io direi sicuramente motore, ma soprattutto il telaio o l'insieme della vettura in generale, sto parlando in generale. Sì, sì. È logico, poi comunque la spinta o la coppia del motore TDI, soprattutto all'inizio dello sviluppo con il 12 cilindri e nei primi due anni era un qualcosa, 2007-2008 era un motore con una potenza veramente eccezionale, soprattutto con una coppia incredibile. Però ti dico, l'R10, se devo essere molto onesto, anche a livello estetico, il muso dell'R10 probabilmente è la vettura che mi è piaciuta di più in assoluto. Ricorda un caccia da combattimento, è esteticamente spettacolare e attualissima, a quasi 15 anni di distanza, e fa veramente impressione pensare che siano già passati 15 anni e come si siano evoluti anche i prototipi, gli LMP1, l'arrivo dell'ibrido e tutto ciò che ne consegue. Ma secondo il tuo parere, come mai non riusciamo a comunicare l'emozione e la bellezza di gare endurance o anche di Le Mans per certi versi al pubblico di casa nostra? Noi siamo sempre stati purtroppo abituati, permettimi di dire male, esiste solo la Formula 1, la Formula 1 è il top del motorsport a livello mondiale, quindi ci focalizziamo su quelli. Come mai secondo te non ce la facciamo a farci piacere questo tipo di gare? Penso che quello che tu hai appena detto è la cruda verità, nel senso che in Italia purtroppo non so fino a che punto sia così grande la passione per il motorsport, perché io vedo una grande passione per la Formula 1, ma più che per la Formula 1 probabilmente per i colori di casa, quindi per la Ferrari, quindi non saprei come potrebbe essere una Formula 1 in Italia, quale potrebbe essere il seguito della Formula 1 in Italia se non ci fosse la Ferrari. Questa è la cosa che molto ci differisce soprattutto dagli inglesi. Gli inglesi, che sia Formula 1, che sia Endurance, che sia Turismo, che sia Formula 3, che sia Rally, che sia qualsiasi categoria del motorsport, e tu quando sei per gli inglesi è un evento ed è tutto bene o male messo sullo stesso piano. È logico, quando c'è il Gran Premio d'Inghilterra, io credo che è il Gran Premio più emozionante in assoluto per un pilota. È logico, per noi c'è Monza, che è sempre una grande emozione vedere le bandiere Ferrari sotto il podio, quando i nostri piloti vanno sul podio o intorno, diciamo, sulle tribune del circuito. Però credo che la vera emozione per un pilota di Formula 1 sia il Gran Premio di Silverstone. Non ci sono dubbi. Secondo me a Silverstone vivi la vera passione per il motorsport, e che se tu vai a Le Mans e vedi sotto il podio il numero di bandiere, diciamo, delle nazioni di tutto il mondo, degli appassionati di tutto il mondo che arrivano a Le Mans per godersi la gara, e vedi il numero di bandiere italiane anche quando uno di noi vince la gara, lì ti rendi effettivamente conto
qual è la differenza di qual è la percentuale di appassionati. E i pochi italiani che sono alle Mans, ecco, quelli li considero i veri appassionati del motorsport, perché poi sono gli stessi che vedi ai Gran Premi di Formula 1, magari alla gara del campionato del turismo, del campionato Gran Turismo, del Formula 3, del GP2 e del rally, di qualsiasi tipo di rally che si svolga, diciamo, nelle zone in cui queste persone vivono, per cui questi sono i veri appassionati di motorsport. Per il resto in Italia abbiamo un gran numero di tifosi, ma forse di poco di appassionati. Ascolta, quello che ti volevo chiedere poi era anche cosa ti aspetti dalla prossima generazione di hypercar, di fatto, che saranno impegnate nel Mondiale WEC e che saranno impegnate anche alle Mans. Allora, ti dico la verità, ho seguito molto poco negli ultimi 2 anni quello dice che sarà... Non correndo più... No. Sì, poi non essendo... Io sai che da quando ho smesso comunque ho questo ruolo di ambasciatore per Audi Sport, e non essendo Audi impegnato in queste, diciamo, in questo nuovo progetto, devo essere molto onesto, ho seguito veramente poco. Ecco, la notizia che ho seguito che... mi ha deluso un po', appunto, che Aston Martin già si sia abbia abbandonato ancora prima di iniziare. Invece era una delle case che si, almeno sulla carta, aveva dato l'assenso a questo nuovo progetto. Io ti dico solo, la mia speranza da appassionato è che prima o poi si riesca a creare una categoria alle mani nel Mondiale Endurance dove veramente più case possano di nuovo prendere parte e riportare questo campionato, che secondo me è stupendo dal punto di vista dei circuiti e di tutto, della tipologia di gare, possa riportare di nuovo le case, grandi case costruttrici, e io spero tanto anche Audi al campionato WEC. Ecco, questa è un po' la speranza mia e credo di tutti gli appassionati. L'unica cosa è che questi momenti, i momenti che stiamo vivendo proprio in questi giorni, in queste settimane, non aiutano lo sviluppo di nuovi progetti, perché adesso, quando tutto sarà finito, è logico che ci saranno tante priorità, tante altre priorità, e sono sicuro che determinati progetti, che tutto slitterà un attimino, si sposterà un attimino più avanti. Ecco, sono sicuro che almeno un anno, se non due, e tutto slitterà in avanti di un paio d'anni. Ecco, quindi spero che il prossimo... Che il 2021, ecco, sia di nuovo l'anno in cui tutto ripartirà nel modo a cui eravamo abituati, e tutte le case, tutti i costruttori possano riprendere a pensare a quello che sarà poi il futuro del motorsport, che è la cosa che tutti noi amiamo di più. Ecco. Però questa situazione sicuramente in questo momento non aiuta nessuno. Quasi in chiusura, intanto ti ringrazio per la piacevole chiacchierata. Ti volevo chiedere qualche retroscena curioso con i tuoi compagni di team e compagni di equipaggio all'epoca dell'Audi, cosa ci puoi raccontare? Magari se anche voi facevate qualche scherzo alla Senna Berger, l'ho avuto lì, o non lo so, magari eravate il gruppo che organizzava le vacanze insieme o cose di questo tipo. Ma diciamo che c'è sempre stato un bellissimo rapporto tra tutti i piloti Audi. Tra l'altro noi fino proprio all'avvento del DTM in modo, diciamo, ufficiale come Audi Sport, eravamo veramente pochi piloti ufficiali Audi, perché eravamo praticamente i sei piloti di Le Mans eravamo veramente un numero ristretto, per cui si è sempre creato un'atmosfera, una bellissima atmosfera tra di noi. Poi quando Audi è entrato ufficialmente nel DTM, sai, con 5, 6, poi 9 piloti, il gruppo è iniziato ad ampliarsi, e comunque ci si incontrava un paio di volte all'anno per le giornate di team building e di fitness, però c'è sempre stato un grande rapporto. Però diciamo, quello che è stato sempre un po' il cuore e lo zoccolo duro della squadra è sempre stato Christensen, McNish, Pirro, Vila,
Capello, Werner, diciamo, e questi sono stati i piloti che per più tempo sono stati, diciamo, siamo stati legati al team Audi Sport e a tutte le attività dentro e fuori i circuiti. È logico che io con Alan e con Tom, avendo corso per tanti tanti anni insieme, avevamo un rapporto che abbiamo ancora adesso, che va al di là dell'evento agonistico, quindi abbiamo veramente instaurato un rapporto d'amicizia che sopravvive ancora oggi, e oggi tutti e tre comunque siamo ancora legati al marchio, Tom ed io come ambasciatori per il marchio e Alan come team principal del team di Formula E. E di eventi, diciamo, simpatici ne ho vissuti veramente tanti. Io quello che ricordo sempre con più piacere, e lo ricordo anche sempre Alan, è Salt Lake City, quando, infatti, a Salt Lake faceva un caldo incredibile. Noi eravamo in questo albergo dove c'era questa piscina all'aperto, però l'accesso alla piscina dovevi passare attraverso una porta vetri scorrevole, e noi eravamo in albergo, io e Alan, quella gara lì si correva solo in due, e stavamo cercando di ammazzare un po' il tempo, e anche perché durante la giornata non si usciva perché faceva veramente troppo caldo, quindi si usciva dalle 7 di sera in poi, si andava fuori, si andava a cena e si cercava di non prendere troppo caldo per non essere troppo stanchi poi il giorno dopo per le prove. E mi ricordo che quella giornata lì c'era una ragazza in piscina notevole, Alan voleva fare l'indifferente e non si accorse guardava solo con la coda dell'occhio per proprio andare l'immagine di eleganza, ma si dimenticò che c'era una porta scorrevole a vetri che doveva aprirsi, e c'entrò in pieno la porta a vetri con la testa, si aprì il naso e dovetti portarlo d'urgenza in città a Salt Lake a trovare un dottore che gli diede due punti. Caldo, io ti dico, inizialmente non riuscivo a fermarmi dal ridere, quindi non capii esattamente la gravità della cosa. Lui aveva il naso che sanguinava, però quando glielo racconto, glielo ricordo ancora adesso, glielo ho raccontato anche solo pochi giorni fa, quando si parlava di cazzate in generale. Poi ce n'è mille altre. C'è un test che io feci da solo a Jerez, ero l'unico in pista di notte, e tra l'altro che mai il responsabile tecnico, che era Ralph Huttner, e gli dissi: guarda che la macchina è diventata molto scivolosa, credo che ci sia olio in pista, quindi devo fare attenzione. E lui, con la sua flemma tedesca, mi rispose: allora è meglio che tu rientri in box, perché è probabilmente tuo quell'olio che stai perdendo. In effetti ero l'unico in pista, per cui non avevo altre alternative. Ma o quando al primo pit stop, nel primo test con la Bentley, dovevo salire in macchina dopo non mi ricordo se Tom o Guy Smith, e lo aspettai dalla parte sbagliata, pensando che anche la Bentley avesse la guida sinistra come l'Audi, ma invece la Bentley aveva la guida destra, quindi anche quella, fecero poi una vignetta che c'è ancora adesso in Bentley e anche in Audi Sport. Molti dei tecnici Audi che mi seguivano hanno ancora quella vignetta appesa al muro, dove io sto aspettando a sinistra l'arrivo della macchina per il pit stop e per il cambio pilota, e non a destra, ecco. Ma di queste ne ho veramente, veramente tante. Mentre c'è un episodio che non mi ricordavo assolutamente, non ho mai dato importanza, anche perché io penso che poi alcuni episodi, se poi la tua carriera va in un certo modo, li dimentichi, anche episodi che avrebbero potuto però magari portarti ad un risultato, oppure cambiare la tua carriera in maniera importante. E mi è venuto in mente poco tempo fa, ed è il campionato del mondo turismo del Paul Ricard nel 95, quando tra l'altro Frank Villa vinse la gara e Emanuele Pirro era tra l'altro in testa, e poi fece un piccolo errore veniale che gli costò però il campionato del mondo. E a noi ci portarono, eravamo in quattro piloti, e ci portarono questi quattro motori
il giorno prima delle qualifiche, anche perché stavamo facendo molta fatica, noi poi con i quattro ruote motrici alle Castellet sul lungo rettilineo perdevamo veramente tantissimo. Arrivarono sti quattro motori, io allora ero, diciamo, l'ultimo della squadra, quindi anche l'ultimo arrivato, e anche come palmarès ero sicuramente il meno titolato ad avere il motore migliore, però diedero sti quattro motori, naturalmente, e quattro ottimi motori, e i migliori andarono ai piloti che sulla carta avrebbero potuto vincere magari il mondiale. E io mi ricordo che nel mio giro di qualifica, è un po' come quello che ti ho raccontato prima di Le Mans, e riuscii a trovare un giro molto 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 buono, e lì lo dimostrò poi la telemetria, perché era un giro che probabilmente avrebbe potuto far sì che io partissi forse nelle prime due o tre file come i miei due compagni di squadra, insieme a loro sarei partito. E magari quella gara lì avrebbe potuto magari rappresentare un qualcosa di diverso, o terminare in modo diverso rispetto a come è terminato. Perché io arrivai all'uscita dell'ultima curva, proprio prima del traguardo, e stavo facendo questo tempo, direi, ottimo. E il pilota davanti a me, che era il pilota, non mi ricordo il nome, il pilota ufficiale della Renault, si girò, fece un test a coda, per cui io mi dovetti fermare per non centrarlo, e quindi partii, non lo so, non mi ricordo, in quinta, sesta, settima fila, adesso mi ricordo, e la mia gara finì alla prima curva, perché un pilota BMW, se non mi ricordo male, fu proprio Roberto Ravaglia, e credo sbagliò la frenata della prima curva e mi centrò in pieno, mi piegò praticamente la macchina in due, e quindi quello è uno di quegli eventi che avevo praticamente quasi rimosso. Uno di questi giorni stavo pensando a tutto quello che mi è successo di fortunato e di poco fortunato nella mia carriera, e questa era una cosa che assolutamente non era anni e anni che non mi tornava in mente, ma in effetti, se penso come è finita poi la gara e quello che poteva succedere, magari ecco, quello è stato un evento che, se la mia carriera poi non fosse proseguita come proseguita, ma si fosse dovuta interrompere per altri motivi, ecco, quello sarebbe stato un rammarico importante. Mentre, come ti dicevo, quando poi invece prosegue tutto, va nel verso giusto, anzi meglio di quello che tu avresti potuto immaginare, alcuni episodi, anche se potevano o sarebbero potuto essere fondamentali, li dimentichi, ecco. Ascolta, ultimissima domanda: che consiglio daresti al giovane Dindo Capello? Sicuramente di seguire un po' di più i consigli di chi all'epoca, quando ero un ragazzino, aveva più esperienza di me, e parlo in questo caso di mio papà, che mi ricordo nell'anno clou della mia carriera in Formula 3 mi sconsigliò di scegliere il team che io avevo scelto, anche perché avevo avuto il privilegio di avere più proposte e di poter correre senza, come ti dicevo prima all'inizio dell'intervista, senza supporto economico, con un paio di team molto molto blasonati, e uno di questi addirittura mi ricordo come fosse adesso che l'ultima chiamata che mi fece mi disse: se hai un paio di sponsor anche piccoli, quelli sarebbero il tuo, di tua, te li puoi tenere. E io allora ti dico la verità che non avevo una lira, era una grande offerta quella che mi fecero, e io invece scelsi di correre con un altro team, e mio padre era veramente contrario a questa scelta, e poi si rivelò forse una delle scelte più sbagliate della mia carriera, e il team al quale avevo detto di no rischiò quasi di vincere il campionato, e io invece faticai e rischiai di rovinare il nome che mi ero fatto nell'anno precedente in Formula 3 proprio per una scelta sbagliata. Quindi seguire chi aveva più esperienza di me, non seguire solo il cuore, ecco. Se dovessi tornare indietro, magari farei il passo nella categoria turismo, e come poi ci insegnano tutti i piloti tedeschi di grande esperienza, e anche Emanuele Pirro, perché io Emanuele gliel'ho sempre detto, io quello che ho ammirato
di più di Emanuele è stato il fatto che lui è stato forse il primo pilota italiano a aver capito esattamente, nonostante lui fosse in Formula 1, fosse collaudatore della McLaren Honda, di tenere sempre un passo, un piede nelle categorie turismo, e poi questa è stata anche la sua fortuna per iniziare, diciamo, la sua seconda carriera una volta finita la sua carriera in Formula 1. Quindi quello che farei se tornassi indietro è magari nel momento in cui mi dovessi rendere conto che di non avere nessuna possibilità di poter raggiungere magari la Formula 1, di cercare di passare il più presto possibile alle vetture turismo. Dindo, io posso unicamente dirti grazie per questa ora precisa adesso di intervista, è stato veramente un piacere, una bellissima chiacchierata e veramente grazie mille. Grazie a voi, grazie a te e ci sentiamo presto e speriamo di vederci tutti insieme su qualche pista. E dato che chi ci segue sicuramente è un appassionato vero, non importa in che tipo di competizione. Che sia una gara turismo di Formula 3, di Formula 4, di Formula 1 o di rally, l'importante è che ci si veda su un campo gara. Ecco, questa è la cosa, questo è il vero, diciamo, spirito di chi è appassionato di motorsport e non del tifoso, del solo tifoso. Ecco. Assolutamente. Voi mi raccomando, iscrivetevi al canale se non l'avete ancora fatto, commentate qui sotto, attivate la campanellina per le notifiche. Noi ci vediamo al prossimo video di motorsport.com. Ciao a tutti. Ciao, a presto.